Buongiorno a tutti, parliamo ancora di contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla pandemia Covid, ne abbiamo parlato tantissime volte, sicuramente gli ascoltatori hanno poi utilizzato questi contributi, ce ne sono ancora alcuni, si può richiedere diciamo dal 9 giugno e fino al 23 giugno il contributo a fondo perduto di un decreto legge del numero 73/2021, per chi? Per le imprese del wedding, dell'intrattenimento, della ristorazione e dei comparti collegati. È un'istanza da presentare in modo telematico, dal portale fatture corrispettivi, può essere fatta direttamente o tramite un commercialista, anche un intermediario. Attenzione, allora, prima di tutto ci devono essere due condizioni per avere questo contributo a fondo perduto. Uno, i ricavi del 2020 devono aver subito una contrazione almeno del 30% rispetto al 19%. E attenzione, anche il risultato economico di esercizio deve essere un calo almeno del 30%, sempre dal 2020 al 2019. Tutte e due le cose in sostanza, quindi i due requisiti devono esserci contemporaneamente. Ecco, per quali imprese? Andiamo a vedere un po' nel dettaglio, perché bisogna risalire a un decreto ministeriale del 30 dicembre 2021, perché questa norma riguarda appunto questa agevolazione, questo decreto che poi è stato diciamo reso applicabile e attuativo con quel decreto ultimo che dicevo poc'anzi. Allora, le imprese wedding quali sono? Sono tante, ma cito solamente alcune: commercio a dettaglio di torte e dolciumi, commercio a dettaglio di confezione per adulti, commercio a dettaglio di fiori e piante, di bomboniere, alberghi, fotoreporter, servizi di salone di barbiere e parrucchiere, servizi di istituti bellezza. Attenzione però, ce ne sono anche altri, attenzione però, per questo gruppo del wedding deve essere un calo del 30%, ma inerente proprio al ricavi da feste, matrimoni e cerimonie. Quindi non è che il barbiere classico che solo saltuariamente fa prestazioni di servizi per un matrimonio, ecco, ha diritto a questo contributo. Mentre per altri due gruppi, che sarebbe l'intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie, qui non è richiesto questo requisito, ci sono anche qui tanti diciamo codici ateco, per esempio attività nei campi della recitazione, la gestione di teatri, sale da concerto, strutture artistiche, discoteche, sale da ballo, altre attività di intrattenimento. Anche per questo non è richiesto quel requisito che dicevo poc'anzi, sempre il calo del 30% ricavi, risultato economico. E invece poi l'ultimo, la tabella C di questo decreto, che tratta gli hotel, i ristoranti e, come dire, catering. Quindi qui ci sono dei codici che sono appunto ben precisi: 5510 degli hotel, 5610 dei ristoranti, 5621 dei catering e 5630 il bar e caffè. Quindi attenzione, anche qui non c'è bisogno di vedere quel requisito che una parte sia collegata a cerimonie e matrimoni. Quindi ricordiamoci il termine, 23 giugno, credo che siano gli ultimi contributi, a meno che nell'anno prossimo o a fine anno peggiori ancora la situazione, ma tutti ci auguriamo che non avvenga più questo. Con questo termine l'intervento, do appuntamento all'ascoltatore, alla prossima settimana. Ciao a tutti!